Io vi chiedo, sfruttando questa domanda, questa domanda che poi è anche una considerazione dell'amico Mimmo da Bari, quindi vedi che in Puglia Corregionale. abbiamo anche un buon seguito, un buon feudo di bianconeri ovviamente. Buonasera, vorrei esprimere i miei dubbi su Dani Alves. Lo vedo giocherellare e poco concreto e non ha mai saltato l'uomo in uno contro uno, cosa che tanti si aspettavano. Forse sarebbe stato meglio portare Lichtsteiner e Cuadrado in Champions. Beh, Cioè, sinceramente e quindi Alves. mi sembra un po' ingeneroso Forse la il. domanda giusta, se proprio Mimmo voleva fare la provocazione, è allora era meglio non, magari non prendere Dani Alves, perché non è che lo Beh, prendo per non no, metterlo in ma lista. considerando ovviamente il fatto che Dani Alves sia arrivato a parametro zero, è un fior di giocatore, sebbene un po' attempato quanto agli anni, e comunque ha un'esperienza a livello europeo e mondiale eccezionale. Beh, sinceramente, che ci sia un certo appannamento iniziale di Dani Alves non si può dubitare su ciò, però non esagererei più di tanto su Dani Alves. Io dico anche che comunque questa rosa di esterni destri, penso a Lichtsteiner, penso a Cuadrado, non può che far bene alla Juventus. Anzi, dico di più, che se fosse stato ceduto Lichtsteiner avremmo avuto un uomo di fascia più difensivo in meno, il che avrebbe avuto il suo peso. Certo, l'esclusione di Lichtsteiner in Champions forse è stata un po' una rabbia della società per le vicende di Liechtenstein. Però